Abbiamo un facchino. Operazione di carico. Usciamo dal Mingardo, direzione Punta Galera, col nuovo mezzo, dal pattino 2 ci si veste. Siamo tra Punta Galera e questo è il buco dove ormeggiamo la canoa e subito dopo la grotta dei Ternani. Ci si immerge.
Profondità 3 metri, due laghi interni, comunica verso destra con la grotta internale, secondo me. Mi sembra, no, hai ragione, hai ragione. Quello è quello ostruito e a destra è quello vero. Sono sicuro. Sì, deve sì, sì. Con qualche curriculum segnaere. Hai ragione, no, hai ragione, hai ragione. Vedi? Io continuo la battuta subacquea. Continui verso la grotta spaccata? La grotta spaccata. Ok. Ci vediamo fra un'oretta. E si rimerge. Sì, infatti, come diceva lui, la grotta dei Ternani è qui. Com'è andata? Fantastico! Wow! Allora, grotta 11 metri, grotta 7 metri, procedendo da Punta Galera verso la montagna, la grotta spaccata. Poi, fra l'ingresso ostruito della grotta Ternani, ingresso accessibile, grotta subacquea, ingresso 3 metri, due laghi interni, comunica sicuramente con l'accesso quello che va. Insomma, la costa qui l'abbiamo battuta tutta, tutto quello che c'era da vedere l'abbiamo visto. Sagolato? Sì, perché... Allora, i cunicoli... A 11.07 erano cunicoli estremamente fangati con quello degli occhi, stretti, pochi decimetri, era sicuro che devi sollevare il limo per forza, limo finissimo, non è sabbia, è limo. Invece i due laghetti interni sono accessibili tramite sifoncino non infangato, non sollevi quasi niente, insomma un po' di furbisco, ma niente di che, te lo sagoli perché comunque la luce poi non la vedi, sei dentro e poi lì cominciano i cunicoli del reticolo della grotta dei Ternani, quindi è il solito labirinto concrezionato, un casino, è sicuro che congiungi. Vabbè, montiamo tutto, va? Dopo l'assistenza in mare, il meritato riposo nella spiaggia del buon dormire. No, qui, qui. Perché? La Formula 1 dei mari. Rientro dalla spedizione Spelio Subacquea con un bel bottino. Rientro in porto.
sala del presepe, lì c'è il mega piro. Questa praticamente è la zona che Alvisi indica come probabile congiunzione, ma impenetrabile. Vediamo il concrezionamento veramente massivo, stalattiti, stalagmiti, colonne, c'è di tutto, qui ci passano solo le anguille.